Ciao a tutti, benvenuti e bentornati su questi schermi. Io sono Piera e questo è il primissimo episodio del Book Grinch 2020. Quello di oggi sarà un video book haul. Ho pensato di girare come primo video questo e come successivo invece un altro video che ha sempre a che fare con i libri, però siccome ha a che fare con alcuni libri che mi sono arrivati di recente, volevo prima fare un book haul così da rendervi conto, insomma, di quali libri ho in casa per poi fare l'altro video. Non vi spoilerò nulla perché appunto vorrei che rimanesse così la situazione un po' oscura. Comunque, i libri che vedrete in questo video sono in parte comprati da me, in parte mi sono stati mandati dalle case editrici. Per ogni libro comunque vi dirò se mi è stato mandato oppure se l'ho comprato io. Comunque cominciamo subito con i primi libri. Questi libri sono tutti della stessa casa editrice, due li ho comprati io, gli altri due, si possono considerare due, mi sono stati mandati da loro. Allora, se non conoscete Abbia Editore, dovreste, vi lascio il loro sito linkato sotto nell'info box, e per Halloween hanno fatto una cosa bellissima, cioè questo. Se non conoscete l'Imbusta Storie, è un loro progetto dove fanno delle storie su dei fogli. Adesso vi faccio vedere alcune di queste. Su dei fogli con uno stile vecchio, con delle illustrazioni molto molto belle. E per Halloween hanno fatto questa edizione speciale in cui ci sono le storie. Poi c'era un segnalibro molto molto bello. E il contenitore si trasformava in una tavola Ouija, molto molto carino. Assieme a questo poi c'era in dotazione anche una candela nera che si è dispersa qui da qualche parte, non so bene dove. Queste le ho comprate io, ne ho lette un paio, sono veramente molto belle, sono un po' macabre, un po' horror, un po' insomma, giuste giuste per entrare nello spirito di Halloween. E non lo so, io adoro tantissimo questo loro progetto, quindi li supporto sempre quando vedo queste nuove uscite e questo l'ho voluto acquistare. Poi l'altro acquisto che ho fatto è questo, Follettiana. Non credo riusciate a vederlo bene, anche se forse con la ring light si riesce meglio che con il cellulare normalmente. Comunque è un insieme, una raccolta di storie che hanno come protagonisti i folletti. Io sono sempre stata affascinata dal mondo dei folletti, dalle storie sui folletti e non i folletti quelli che pensiamo noi carini, coccolosi, con il campanellino sul cappello. Sono i folletti dell'epica, non lo so, sono i folletti dei miti, non sono quei folletti carini che pensiamo noi. Questa è una raccolta di racconti, anche con una specie di saggio introduttivo, più che una specie, un saggio introduttivo, insomma, dove spiegano la storia dei folletti, insomma, origine, ascesa e declino. Sembra molto interessante, lo leggerò sicuramente molto presto. Poi, sempre da Abbia Editore, questo me l'hanno mandato loro, mi hanno mandato questi tre. E questa cosa un po' particolare, c'è Moby Dick, poi c'è Frankenstein e poi c'è Orlando di Virginia Woolf. Allora, questo formato particolare, vedete che è molto sottile. Allora, è un poster. È un poster che all'interno, insomma, si apre e poi alla fine diventa un poster gigante e ha all'interno delle curiosità, delle cose, insomma, che hanno a che fare con l'opera ed è bellissimamente illustrato da Pemberley Pond, mi sembra. Sì, no, le illustrazioni sono di Elisabetta Stojnic. E invece il lettering e i testi sono di Pemberley Pond. Io di loro ho una cartolina che avevo preso su Rebel Box e le illustrazioni invece di lei le conosco perché ne ho stampata una un po' di tempo fa durante il lockdown e l'ho colorata su, mi sembra fosse sul Giardino Segreto. Comunque, insomma, sono un progetto grafico magnifico, cioè è molto molto bello. Se vi può interessare, vi lascio un sondaggino qui nelle schede. Se volete che li apra con voi su Instagram, ve li faccio vedere perché secondo me sono molto molto belli. Mi piacerebbe incorniciarli, però poi ho paura che incorniciandoli non riuscirei più a leggere il contenuto e boh, mi dispiacerebbe un po', quindi sono un po' nel dubbio. Poi l'ultimo libro, sempre edito a mio editore, è Draculea. Che anche questo spero riusciate a vederci qualcosa. Comunque, questi invece sono tutti racconti che hanno a che fare con la figura del vampiro. Questo me l'hanno mandato loro. È della stessa collana di Follettiana, infatti, se vedete sono fatti simili, hanno la copertina lucida e tutto quanto. E, io non sono una grande fan dei vampiri, se devo proprio dirla tutta. Però sembra molto interessante e essendo sempre su questo stile qui, quindi raccolte sono dei racconti, insomma, sono dei racconti
gli darò una chance, vediamo cosa ne penserò. Bene, ora passiamo invece ai libri che ho comprato io e che ho ricevuto in scambio da Acciobooks. Il primo che vi mostro è Manifesto per la verità di Giuliana Sgrena. Io di lei leggo sempre gli articoli che pubblica sul Manifesto, che secondo me sono veramente scritti bene, sono interessantissimi. Lei è una giornalista, un'inviata del Manifesto, e io leggo i suoi articoli sempre molto molto volentieri, mi piacciono moltissimo, li trovo veramente fatti bene, scritti benissimo, e quando riporta i fatti lo fa in maniera magistrale. Ha scritto diversi libri, è uscito questo qui, era uscito l'anno scorso, mi ricordo, e l'ho trovato usato sul libraccio, l'ho preso subito, cioè l'ho preso immediatamente. Qui parla delle notizie, di come vengono manipolate, di come vengono descritte certe cose, e secondo me è molto interessante, visto che comunque in quest'epoca qui capire se una notizia è vera, se una notizia è falsa, da che fonti arrivano certe cose e siamo sommersi da fake news, secondo me è molto molto interessante anche ascoltare un punto di vista di una giornalista. E non vedo l'ora di leggere anche questo. Ora invece passiamo a tre libri che ho preso, che ho ricevuto in scambio su Acciobooks. Se non sapete che cos'è Acciobooks, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Se lo sapete, trovate anche il link al mio profilo, che magari trovate qualche libro che vi interessa che ho in scambio. Comunque, partiamo dall'inizio. Il primo libro è questo qui, è un Iperborea, Jan Brocken, Bagliorie a San Pietroburgo. È una specie di guida a San Pietroburgo, su San Pietroburgo. Su San Pietroburgo, mi interessava un sacco e insomma l'ho trovato in scambio da una ragazza, tra l'altro ha lasciato dei post-it, magari ha delle cose interessanti, però sono molto molto curiosa di leggere anche questo. San Pietroburgo come città mi ha sempre affascinata per un sacco di motivi e quindi sono molto molto curiosa. Poi invece qui è una lacuna che ho io, cioè romanzi sulla resistenza in Italia. Io purtroppo non ne ho letti molti, ho letto più cose, diciamo, se si può definire come il cinema neorealista, insomma, più cose scritte negli anni 50 che raccontano la società italiana di quegli anni lì. Mi manca un po' la letteratura sulla guerra, insomma, sulla resistenza. Quindi sono riuscita a trovare in scambio su Acciobooks L'Agnese va a morire di Renata Viganò. È un libro che voglio leggere da tantissimo tempo. Non lo trovavo mai usato e l'ho trovato in scambio, l'ho preso in scambio. Insomma, non vi dico nulla perché il titolo già sottintende, ma presumo che lo conosciate molto bene. Io non vedo l'ora di leggerlo e appunto di leggere un'altra storia di resistenza. Ah, e riguardo a questo libro, tenete gli occhi aperti perché potrebbe arrivare qualcosa. Io ve la butto lì. Voi prendetela e tenetevela da parte. Comunque, ultimo libro invece che ho preso in scambio su Acciobooks è questo qui, Altrimenti, è un'animalia della collana Animalia di Adelphi ed è sui polpi. Sui polpi. Mi aveva colpito questo libro un po' di tempo fa perché in generale i polpi come animale mi hanno sempre affascinata e mi ricordo un sacco di anni fa di aver visto un documentario dove parlavano appunto che c'è un polpo piccolo così nel Golfo del Messico che ti uccide toccandoti, insomma, ti uccide un essere umano solo a contatto, ha queste nelle ventose, ha un veleno talmente potente che passa anche attraverso la muta dei sub e ti uccide, è un veleno potentissimo. Mi aveva sempre affascinato il mondo dei polpi. Poi ho scoperto che sono anche degli animali super intelligenti grazie al retrocopertina di questo libro. Quindi, affascinata, l'ho trovato in scambio su Acciobooks e l'ho scambiato, insomma. Anche questo mi è arrivato un paio di giorni fa, quindi comunque è fresco fresco, nuovo, appena arrivato in casa. Gli ho solo dato un occhio, ma sembra molto interessante, veramente molto interessante. Ora, i prossimi libri invece sono tutti libri che mi sono stati mandati dalle case editrici. Cominciamo subito. I primi due che vi mostro mi sono stati mandati da Edizioni EO e sono Tettagna di Patrizia De Luca e Contro Amazon, 17 storie in difesa delle librerie e delle biblioteche della lettura di Jorge Carrión. Non so bene come si pronunci, mi dispiace, non ho assolutamente idea. Questo libro mi aveva colpito immediatamente appena l'ho visto, ho visto la sinossi nella mail dell'ufficio stampa, ma veramente mi aveva colpito tantissimo. E racconta come delle donne di un paesino di provincia del napoletano abbiano un potere segreto, un forte potere capace di stregare gli uomini ma anche di ucciderli. E ultimamente sto leggendo più autrici che autori, mi sto un po' impegnando anche su quel fronte lì e questo libro mi ha colpito immediatamente, proprio dalla storia mi ha affascinata subito. Probabilmente sarà una delle prossime letture e già vi ho spoilerato una cosa del prossimo video. Poi invece l'altro libro è Contro Amazon, 17 storie in difesa delle librerie e delle biblioteche della lettura. Sono 17 storie in cui l'autore racconta delle librerie del mondo e gli dà un po' più di risalto ed è anche un
come si può dire, una specie di incentivo alle persone di non comprare libri su Amazon. Una cosa su cui io sono completamente d'accordo: se potete, andate in libreria. Come avete visto, io per la maggior parte non compro libri nuovi, e se li compro nuovi cerco di comprarli o dall'editore stesso oppure da una piccola libreria indipendente. Invece io personalmente preferisco comprare usato, perché comunque per le mie tasche funziona meglio. Però se devo comprare un libro nuovo non lo compro su Amazon, ecco, diciamo così. E vi dico anche che non troverete più i link di affiliazione ad Amazon per i libri di cui vi parlo. Ora passiamo oltre con qualcosa di un pochino più leggero. Sto leggendo con molta calma La casa nella foresta del ciclo di Avalon di Marion Zimmer Bradley, e HarperCollins mi ha mandato il seguito, cioè Signore di Avalon. Io questo qui l'avevo provato a leggere nella vecchissima traduzione, quella della Thea, e non c'ero riuscita minimamente, e avevo provato anche Le querce di Albion, che sarebbe La casa della foresta, che in italiano poi è stato ritradotto adesso da HarperCollins con il titolo originale, e non c'ero riuscita. Ma adesso La casa della foresta lo sto leggendo molto volentieri, è molto bello, è molto ben fatta la traduzione nuova, e in più, cosa che apprezzo molto, hanno mantenuto la struttura originaria del libro, perché se non lo sapete, sia Le nebbie di Avalon nella traduzione e edizione della Thea di tanti anni fa erano state censurate e tagliate molte parti. Ve l'avevo detto su Instagram, mi sembra. Comunque, in questi libri qui sono la versione integrale con nuova traduzione, e io la sto veramente apprezzando moltissimo. Se non avete mai letto Le nebbie di Avalon, ve lo consiglio. E vi consiglio di leggerlo in questa edizione. Costicchiano tanto, perché costicchiano, ma ho visto che li trovate spesso usati, e se no andateli a prendere in biblioteca, magari qualche biblioteca ce li ha nuovi, ma vi consiglio queste edizioni qui perché la traduzione a mio avviso è migliore, e soprattutto leggete il libro in versione integrale, non con delle parti tagliate, insomma. Poi i prossimi tre libri arrivano tutti da Rizzoli Lizard, e sono due graphic novel e un libro illustrato. Le graphic novel sono Ethel e Ernest, una storia vera, di Raymond Briggs. Ne ho letto una parte, molto molto carino e dolce. I disegni sono un po' vecchio stile, però li trovo veramente belli. In questo libro Raymond Briggs racconta la storia dei suoi genitori e lo fa in una maniera veramente molto dolce. Sembra molto molto bello e ve ne parlerò sicuramente presto comunque. L'altra graphic novel è Il futuro non promette bene di Eleanor Davis. È un futuro un po' distopico, ma un po' no. Racconta un futuro prossimo, è ambientato nel 2022 infatti, dove Zuckerberg è il nuovo presidente degli Stati Uniti e spia tutti con i droni. Diciamo che è un po' tragicomica come situazione, perché se ci pensiamo comunque Zuckerberg, Facebook, insomma, ha in mano un sacco di dati, l'abbiamo visto anche con Cambridge Analytica che cosa è successo, e questa graphic novel promette benissimo. L'avevo adocchiata quando era uscita, poi Rizzoli me l'ha mandata, insomma, qualche settimana fa, poi appunto col fatto di aver traslocato e tutto era ancora un po' tutto un caos, e questi libri sono rimasti nella pila delle cose da mettere a posto. Comunque sono molto molto curiosa anche di questo qui. Poi invece l'ultimo che mi ha mandato Rizzoli è un libro di Gioacchino Cria. Adesso dove va l'accento? È un libro di Gioacchino Criaco o Criaco. Per piacere non uccidetemi. Comunque è L'ultimo drago della Spromonte. È un libro illustrato, è appunto un romanzo con accanto delle illustrazioni. Le illustrazioni sono di Vincenzo Filosa. Sembra molto interessante, è ambientato in Calabria nella Spromonte, e racconta una storia di un uomo che è in una comunità di recupero, che quando esce, insomma, va in giro per i boschi, e a un certo punto scopre in una casa che lui ritrova che i suoi genitori avevano a che fare con l'andrangheta. Promette molto bene anche questo, e sono veramente molto curiosa, anche perché mi piace l'idea di un romanzo con delle illustrazioni a fianco, mi piace veramente molto come idea. Ora passiamo invece a tre libri che arrivano tutti e tre da Edizioni Sonda, che sono stati gentilissimi, e il primo che vi mostro è un libro che ho già letto, cioè l'ho letto appena arrivato qualche giorno fa, cioè è una graphic, non è una graphic novel, è un racconto illustrato sul ciclo, non è un racconto neanche, è un piccolo libricino di divulgazione sul ciclo che secondo me, se avete una nipote, una figlia, qualcuno che è sull'età che hanno appena iniziato ad avere il ciclo, è un bellissimo regalo secondo me, perché sfata molti tabù e probabilmente aiuterebbe un sacco delle ragazzine che hanno paura e si vergognano di questa cosa strana chiamata mestruazioni. È molto molto bello, vi faccio vedere
qualche pagina, insomma, ci sono degli scritti accompagnati a delle illustrazioni. Sapete, se mi seguite da un po', che per me comunque è una tematica importante su cui sfatare molti miti ed è una battaglia che ho fatto abbastanza mia, cioè quella che in Italia purtroppo tutti gli assorbenti, tutto ciò che ha a che fare con prodotti. Anche qui li chiamano per l'igiene femminile, come se fosse qualcosa di igienico, mio Dio, che schifo. Purtroppo hanno l'IVA al 22%, quindi l'ho fatta un po' una battaglia personale, quella di sensibilizzare e di cercare di far cadere quello che è oggettivamente un tabù nella maggior parte d'Europa anche, e cioè avere le mestruazioni. Secondo me questo qui potrebbe essere un bellissimo regalo per una ragazza che ha appena avuto le prime mestruazioni, oppure semplicemente se volete regalarlo a qualche amica, madre, zia, sorella che considera le mestruazioni un tabù. Secondo me è un bellissimo regalo e potrebbe aiutare a superare questa paura di questo mostro che tutte le donne hanno. Poi il prossimo libro invece è una chicca e si intitola L'albero che è in te, piccole grandi lezioni per scoprire lo straordinario potere degli alberi. Poi, fra l'altro, loro sono stati molto gentili. È andata perduta? È andata per due, no, eccolo. Mi hanno messo una cartolina con l'albero che rappresenta il mio sogno zodiacale, cioè il leone, e l'albero è il baobab. Dietro c'è scritto: sei generoso, leale e orgoglioso, proprio come il baobab, hai doti straordinari e le metti a disposizione di tutti, compresi gli elefanti che ti sgranocchiano la corteccia. E il libro è composto ogni due pagine c'è la pagina di dove si parla dell'albero e l'illustrazione dell'albero, della pianta e di quello insomma di cui si parla. È molto fatto bene, molto curato, le illustrazioni sono magnifiche, guardate che belle sono. Ne ho lette alcune pagine perché secondo me è un libro non da leggere tutto in una volta, ma da prendere in mano e leggere quando si ha voglia per cercare un po' di consolazione o trovare una pianta che in quel momento rispecchi il nostro umore. Io l'ho un po' interpretato così. Poi invece l'ultimo libro che mi piace un sacco. Se mi seguite da un po' sapete che io sono un amante della storia dell'arte, dell'arte in generale, mi piace tantissimo e soprattutto un'altra cosa è che io amo i gatti. Bene, Edizioni Sonda ha unito le mie due grandi passioni creando questo, cioè la storia dell'arte in 21 gatti. E ora ve lo mostro bene. Praticamente hanno descritto delle varie correnti artistiche, si parte dall'arte egizia e raccontano della figura del gatto nell'arte egizia, si passa per l'arte bizantina, quindi con i mosaici, con l'uso dell'oro, si passa per l'impressionismo e poi si arriva fino al puntinismo, al dadaismo, al cubismo, all'espressionismo astratto, tutto usando e rendendo i gatti delle piccole opere d'arte in forma della corrente artistica raccontata. Molto molto bello, veramente simpatico. Se avete un amico o un'amica che è amante dei gatti e della storia dell'arte, è un bellissimo regalo, lo apprezzerà tantissimo. Bene, siamo arrivati alla fine con l'ultimo libro. L'ultimo libro è arrivato proprio oggi ed è un arrivo da parte di Bao Publishing, che è un libro che tra l'altro, io non ce la sto facendo a tenerlo in mano, esce oggi. Era una webcomic che è stata trasformata in questo librone qui grosso, sono più o meno 500 pagine. Si intitola Su un raggio di sole ed è di Tilly Walden. È un libro del genere, almeno come c'è scritto qui dietro, uno space fantasy. E io sono molto curiosa, non voglio spoilerarmi molto perché ho già letto qualcosina in giro, ma non voglio leggere altro e non voglio dire neanche altro a voi perché molto probabilmente lo leggerò in questi giorni qui. È molto cicciotto, infatti è pesantissimo e sembra molto interessante. Comunque, assieme a questo, la Bava è stata gentilissima, mi ha mandato una. Mi vedete attraverso probabilmente, una borsina di tela, questa è disegnata da Rita Petruccioli e la copertina del fumetto è disegnata da Zero Calcare. C'è l'altra versione in cui il personaggio è disegnato da Zero Calcare e la copertina del fumetto è disegnata da Rita Petruccioli. E queste borsine qua, ora come ora le trovate nelle fumetterie, nelle librerie aderenti, mi sa che c'è sul loro sito la lista, se comprate due fumetti Bao, insomma, fino al 23 dicembre, mi sembra. Controllo, ma comunque ve lo scrivo sul video così
sfatiamo ogni dubbio. Questi erano gli ultimi libri che sono arrivati qui in casa. Con questo tomone finisce anche la prima puntata del Book Grinch. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto un pochino e che vi abbia un pochino dato la carica per i video a venire. Noi ci vediamo fra un paio di giorni, se tutto va bene e tutto funziona e riesco soprattutto a registrare, con il prossimo video che sarà qualcosa inerente a dei libri che avete visto qui. Ma non vi dico altro perché ci tengo un pochino alla sorpresa del tutto, insomma. Bene, detto questo, il video è ufficialmente finito. Spero vi sia piaciuto tanto. Se è così, lasciate un mi piace e se non mi avevate mai visto, iscrivetevi al canale se questo video vi è piaciuto. Grazie ancora per avermi ascoltata e ci vediamo fra un paio di giorni con la prossima puntata del Book Grinch. Ciao ciao!